Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, entrato nel Tempio, cominciò a scacciare i venditori, dicendo: sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. Ogni giorno insegnava nel Tempio. I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire, e così anche i notabili del popolo, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue parole. Parola del Signore. Che il sacerdote è dovuto alla festa dei martiri vietnamiti, Sant'Andrea e compagni. Sono 137 martiri uccisi in tre secoli, però in realtà i martiri vietnamiti sono 130.000 uccisi in questi tre secoli. Ma la Chiesa vuole celebrare in un'unica festa tutti questi martiri, di cui soltanto 137 nominalmente sono canonizzati. Questo è il motivo del vestito rosso. Con quanta fede questi sono stati trucidati, cioè una fede che li ha portati al martirio. Tanti trucidati, tanti arsi vivi, tanti crocifissi, tanti seviziati, ma non hanno ceduto alle sevizie e hanno mantenuto la fede. Esempio per noi: se dovesse venire una persecuzione, non so quanti di noi resterebbero fedeli a Cristo e si lascerebbero seviziare, crocifiggere, segare, tanti furono segati, per non rinnegare la propria fede. Non so quanti di noi, eppure la fede in questi uomini è una fede invitta, non può essere vinta da nessuno, né dai carnefici, né dagli editti degli imperatori, perché Cristo è più grande e più forte in loro. Il motivo di riflettere per noi è di robustire la nostra fede in Cristo Signore. Le letture della Messa ci riportano alla parola di Dio e alla santità del Tempio in cui questa parola di Dio viene pronunziata o viene celebrata nel sacrificio dell'Eucaristia. Nell'Apocalisse è scritto che l'angelo dice: prendi questo libro aperto e va dritto sul mare e sulla terra. Allora io mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse: prendilo, divoralo. E quando io lo presi e lo divorai, fu dolce al mio palato, ma le mie viscere divennero amare. E allora l'angelo mi disse: ecco, tu hai mangiato il libro, è dolce al tuo palato, ma le tue viscere sono amare come il fiele, perché tu devi eruttare tutte queste parole, devi profetare perché gli uomini si convertano. La parola di Dio che è dolce perché ci nutre, però la parola di Dio non può restare in noi, deve essere annunciata.
e il nostro corpo non può essere fermo, non può essere tranquillo finché non si è svuotato dalla parola di Dio ingoiata, perché la parola di Dio serve sì per nutrirci, ma serve anche per agli altri perché si convertano al Signore. Nel Vangelo Gesù entra nel Tempio dove viene celebrata la parola di Dio, dove viene prima annunciata, poi celebrata. Anche qui viene annunciata la parola di Dio e viene celebrata in questo momento la parola di Dio che diventa carne, perché noi ci nutriamo dalla parola di Dio fatta carne, che sarà dolce al nostro palato, ma che deve essere anche annunciata agli altri. Dobbiamo sentire il bisogno di annunciare quella parola che abbiamo ascoltato, che abbiamo divorato, che è diventata carne nostra. C'è un particolare che ricorre qui, come nel Vangelo di Luca, così negli altri evangelisti. Quando Gesù entra nel Tempio e dice: questo Tempio è casa di preghiera, voi ne avete fatte spelonghe di ladri. Perché spelonche di ladri? Perché si vendevano. Si vendevano masserizie, si vendevano colombe, si scambiavano così materiali che servivano per il tempio, servivano per il sacrificio. Gesù si scaglia contro i venditori. Nella casa di Dio non si vende e non si compra. La casa di Dio serve per la parola di Dio, serve per la preghiera. La mia casa è casa di preghiera, voi ne avete fatte spelonghe di ladri. Evidentemente quando si compra e si vende c'è sempre di mezzo il lucro, che Dio non vuole nelle cose sacre. Ecco perché Gesù si scaglia contro i profanatori del Tempio. Ogni commercio in chiesa, nel Tempio del Signore, va bandito, non è ammesso, perché il Signore ha fatto così, così ha ordinato. Gesù si è scagliato contro i venditori, i trafficatori, contro quelli che vendevano colombe che servivano per il sacrificio, verso coloro i quali scambiavano la valuta romana o greca in valuta ebraica, perché soltanto una valuta ebraica poteva essere messa nella cassetta dell'elemosina. Tutto serviva per il Tempio, ma Gesù vuole che queste cose non si facciano nel Tempio, ma fuori dal Tempio. Il Tempio è casa di preghiera. Quello che vale del Tempio materiale vale del Tempio nostro, della casa nostra. Dice il Signore: la mia casa è casa di preghiera. Ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo e dentro di noi non si può commerciare, non si può ascoltare la parola di Dio, si può essere dimora dello Spirito Santo e nel medesimo tempo nel nostro cuore non possono albergare sentimenti cattivi, non possono albergare impurità, licenze, invidie, gelosie, alterchi. Non ci può essere lo spirito del mondo nello spirito della carne insieme con lo Spirito Santo. La mia casa è casa di preghiera, ne avete fatto spelonche di ladri e di profanatori. Fratelli e sorelle, sono le parole del Signore. È Gesù che parla. Non possiamo disattendere la parola di Dio e andarsene a casa come se nulla fosse stato detto, come se Cristo non avesse parlato. Questa è la parola del Signore e dobbiamo osservarla. Osservarla qui nel Tempio in cui noi siamo e osservarla nel Tempio personale che siamo noi. Amen.
Adesso continuiamo nella Santa Messa, poi terminiamo con la Santa Messa e iniziamo dopo la Santa Messa la preghiera di guarigione, servizio di guarigione, o meglio servizio di intercessione, perché il Signore ci dia la guarigione e ci dia quelle grazie di vita interiore che domandiamo. Proprio oggi è uscito questo nuovo ordinamento delle preghiere di guarigione a cui dobbiamo attenerci, per cui ci sarà un poco di cambiamento, non sostanziale, ma soltanto un cambiamento modale nel modo di muoverci. Continueremo a pregare per gli infermi, continueremo a impetrare grazie per tutti quelli che si raccomandano le nostre preghiere, però le modalità di tempo e tutte le altre modalità che vi saranno così messe in evidenza dovranno esserci necessariamente, però la sostanza non muta, noi continueremo a pregare per gli infermi, perché questo è il comando del Signore e questo vuole anche il Santo Padre, la Santa Madre Chiesa. Gesù, noi siamo prostrati qui davanti a te. Tu un giorno dicesti: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. E noi in questo momento adoriamo te, purissimo Giglio, nato da Maria Vergine. O Gesù, figlio del Padre, che ti ha generato fin dall'eternità nella purezza, senza corruzione. Figlio di Dio, Verbo incarnato, che sei venuto al mondo da una vergine, nato dal Padre nella verginità, nato dalla Madre qui in terra, nella verginità, o Gesù, che ti diletti della verginità, o purissimo Gesù, noi in questo momento ti adoriamo e vogliamo immergerci nella tua purezza di mente, di cuore, di anima e di corpo. Ci immergiamo in te, o Gesù, e ci dilettiamo di te, purezza infinita. Yali ranua yera na mi alere ne yoro Yala rayona yera na yora na yera Yari na yore nuari narana ma Nala rayena yo marona yera na gimiala Nakara no ma Yarani anama yoraro na yoraro. Ecco, cantiamo alla purezza di Gesù, alla santità di Gesù. Cantiamo a Lui come lo Spirito ci detta dentro. Cantiamo, cantiamo a Lui, purezza eterna, che ci chiama alla purezza del cuore, alla purezza della mente, alla purezza del corpo. Yali riano me yo yeru anayano yo lo yore no da yo Niari nama yo re di nama kera no nama Nayera ma yo re ruari yo re Yuari ni amari gare ni agari yeshu Shoreri no nange nu yara na yo ro lo ro Tutti cantiamo a Gesù,
cantiamo a Lui, Lui purezza eterna, Lui il purissimo Vergine. Ayonina mona marayene ma maruena yoriani marora yu shuanina roriano miano corona yena ye yarina yorarona yu corona yu. Io ti adoro, Verbo di Dio eterno, nato purissimo, continuamente nascente, da un grembo puro del Padre, da un grembo puro di Madre, o eternamente nascente da Dio, Padre e Madre, noi ti adoriamo qui. O purissimo Figlio di Maria, grembo materno di Maria, grembo purissimo, che ci hai dato un giglio vergine, che ci hai dato la verginità qui in terra, noi adoriamo te, o verginità incarnata, Cristo Signore, e benediciamo tua madre che ti ha dato al mondo nelle verginità. Adoriamo te, o Signore Gesù, e insieme con gli angeli, purissimi spiriti, cantiamo a te. Ancora una volta cantiamo a te con tutto il cuore. Lode, gloria, onore a te, Signore. Tu un giorno dicesti che non tutti comprendono questa parola. Era la parola sulla verginità, la parola sulla purezza. Non tutti comprendono questa parola, ma soltanto coloro ai quali è dato dall'alto. Signore, noi siamo nati dall'alto, siamo nati dallo Spirito e dovremmo comprendere questa parola sulla purezza. Eppure il mondo che ci sta attorno è un mondo impuro. Oggi noi siamo nell'immondizzaio, televisione, stampa, ci danno un quadro abbastanza fedele della corruzione che sta in questo mondo, anche nel mondo cristiano. Signore, non vogliamo enumerare davanti a te tutte le deviazioni dell'immoralità pubblica e privata. L'impurità è entrata nelle famiglie, è entrata in tutti gli strati sociali. Non c'è più ritegno nel parlare e nel mostrare ciò che una volta non si diceva o non si mostrava, segno che il senso morale è venuto meno, è corrotta la mente, è corrotto il cuore, è corrotto il corpo. Signore, non tutti comprendono questa parola, ma noi che siamo i tuoi, noi che abbiamo ricevuto lo Spirito, noi che siamo nati dall'alto, dovremmo comprendere questa parola. Tu hai detto quelli che lo ricevono dall'alto, quelli che sono nati dall'alto comprendono questa parola, almeno noi nati dall'alto, noi nati dallo Spirito, dovremmo comprendere questa parola. Eppure anche noi siamo ottusi e non comprendiamo la bellezza, la grandezza di questa parola. Signore Gesù, noi ti domandiamo perdono di tutte le immondezze che sono in questo mondo. Ti chiediamo perdono se l'impurità è entrata nelle nostre famiglie, è entrata nei nostri giovani e nelle nostre ragazze, se è entrata nei bambini. Signore, abbi pietà di noi, abbi pietà di questo mondo. L'ira tua, Signore, si scaglia su questo mondo impuro. Abbi pietà di noi. E la Vergine Santa che tiene le mani del Padre tuo, sono gli angeli santi che tengono le mani del Padre Eterno.
altrimenti la nostra sorte sarebbe quella di Sodoma e Gomorra. O Signore Gesù, noi ti domandiamo perdono di tutto ciò che succede in questo mondo attorno a noi. Ti chiediamo perdono, Signore, e ti chiediamo che il maligno non entri nelle case nostre, che l'impurità non entri nelle case nostre. Ti chiediamo la purezza della mente, la purezza del cuore, la purezza del corpo, la purezza della vita. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Chiediamo perdono delle infedeltà coniugali, ti chiediamo perdono dei mariti che hanno delle amanti e crocifiggono il cuore delle proprie mogli, ti chiediamo perdono per le mogli che tradiscono il marito, ti chiediamo perdono, Signore, dei fidanzati che tradiscono le fidanzate, e delle fidanzate che tradiscono i fidanzati. Ti chiediamo perdono per i giovani e per le giovani che non si impongono una legge di castità nei loro rapporti. Signore, ti chiediamo perdono per tutti i pedofili che abusano dei bambini. Ti chiediamo perdono, Signore, di tutti gli incesti e di tutte le iniquità che si commettono. Abbi pietà, o Signore, di questo mondo corrotto, abbi pietà di noi, perché anche noi possiamo essere invischiati nella pece di questo mondo. Abbi pietà di noi e delle nostre famiglie, pietà dei giovani e delle giovani, pietà dei coniugi, pietà dei bambini, pietà di noi, o Signore, perché ogni carne è corrotta. Pietà di noi, o Signore. Io guardai ed ecco l'agnello rito sul trono e insieme c'erano 144.000 persone.
che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre. Udì allora una voce che veniva dal cielo come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di un forte tuono. La voce che udì era come quella di un suonatore di arpe che si accompagnavano con il canto con le loro arpe e con le loro cetre. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e ai vigliardi, e nessuno poteva comprendere quel canto se non i 144.000 i redenti della terra. Questi non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini e seguono l'agnello dovunque va. Essi sono stati redenti tra gli uomini e cantano un cantico nuovo. Uno dei vigliardi allora si rivolse a me e disse: «E quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo cantano un cantico nuovo. E giorno e notte servono il Signore. Essi non avranno più fame, non avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e detergerà ogni lacrima dei loro occhi». Signore, in questi testi dell'Apocalisse sono descritti i vergini e i martiri. Essi hanno un cantico sulle loro labbra. Signore, ti chiediamo di essere nel numero di questi vergini o di questi martiri. Noi siamo o nel numero dei vergini se manteniamo puro il nostro cuore. Noi possiamo inverginare la nostra mente, il nostro cuore ed anche il nostro corpo davanti a Dio. Perché la verginità è un fatto interiore più che esteriore. Beati noi se rendiamo pure la nostra mente, bagnandola nel sangue dell'agnello, se rendiamo pure il nostro cuore, redimendolo dal peccato, nel sangue dell'agnello, se noi riacquistiamo la nostra verginità, anche se fosse perduta, lavando il nostro cuore e il nostro corpo nel sangue dell'agnello, allora noi siamo i redenti della grande tribolazione, allora vestiremo vesti candide e lucenti, allora potremo cantare il cantico nuovo e possiamo ancora intonare il nostro canto qui sulla terra in attesa di cantarlo nell'eternità. O Signore Gesù, questa sera noi ti chiediamo la purezza totale della mente, del cuore e del corpo, e ci immergiamo per questo nella tua purezza. O purezza di Gesù, noi ci immergiamo nella tua purezza, ci immergiamo nel tuo sangue, e le nostre vesti diventeranno candide, le nostre menti, i nostri cuori, i nostri corpi diventeranno di nuovo puri, perché tu fai nuove tutte le cose. Lode e gloria a te, Signore.